E niente, ciao a tutti, nuovo video, ovviamente molto alla veloce perché devo fare un vlog giusto per dare qualche informazione sul canale, su quello che dovrebbe diventare adesso. E come avete visto ho un po' di recensioni, credo che comunque alla fine non saranno moltissime perché comunque alla fine non accetto di tutto e di più, perché ovviamente quando vedo che un sito non è serio lascio stare, o comunque quando vedo che i prodotti fanno cagare lascio stare. Una cosa che però volevo fare del canale era iniziare con, ad esempio, una cosa che mi è venuta in mente, un piccolo, diciamo, diario o comunque consiglio per tutti quelli che vogliono passare da Windows a Linux e le cose che comunque, standoci sopra per molto tempo, mi sono reso conto essere dei problemi e altre invece essere semplicemente solo dei pregi. Per adesso comunque alla fine l'unico problema che ho visto abbastanza serio è per quanto riguarda l'editing video. Questo è un problema abbastanza grosso. Ovviamente ci sono i modi per risolvere, quindi non è soltanto il problema dell'editing video che mi fa tornare Windows, assolutamente no. Una novità che molti di voi credo si siano accorti è che, visto che comunque sto iniziando a fare i miei video e ho attivato la monetizzazione, ma soltanto quella tramite YouTube, non quella tramite partner, quindi figuratevi il massimo che guadagni, quant'è che è un dollaro ogni 20 anni praticamente, cioè con le visualizzazioni che ho io è quella la cosa. Ovviamente per tutti quanti quelli che non sono d'accordo, come sempre detto tranquillamente, utilizzate Adblock, problema risolto, non mi date niente, non mi interessa. Comunque è semplicemente, diciamo, un piccolo incentivo in più per me per fare video, soprattutto adesso che comunque alla fine sono, non dico occupato, ma molto, perché a differenza di certa gente non vedo YouTube come un lavoro e non lo sarà mai. Ah, fa schifo la webcam, lo so. Era giusto per averla. E dicevo, e visto che comunque alla fine adesso sto cercando lavoro, forse mi va di culo, ho trovato qualcosa a Milano, per quanto possa essere un suicidio, visto che 25 metri quadri a Milano vogliono 400 euro. E si vedrà. Quindi comunque alla fine dicevo, per avere un minimo mezzo incentivo in più, ho deciso di attivarla. Visto che comunque alla fine molte persone anche nelle descrizioni mi dicevano no, no, attivala, attivala. Va bene, l'attivo. Come già detto, a chi non sta bene, usi Adblock. Per me non è assolutamente un problema. Non voglio partner con network o roba varia che mi costringono a dire ehi, non devi usare Adblock e cagate varie, perché sapete benissimo qual è la mia idea su questo. Su queste cose. E niente, quindi credo che nei prossimi tempi salteranno fuori questi, diciamo, video sul passaggio da Windows a Linux, sì, cercando di essere il meno traumatico possibile, le cose che si possono e non si possono fare che eravate abituati a fare su Windows. E ovviamente, come avete visto sulla pagina di Lez, il video anche di come utilizzare Twitch tramite VLC e la chat tramite programma esterno per tutti quelli che hanno problemi con Flash o comunque alla fine vedono Flash come una cosa abbastanza cancerogena e pesante. E niente, fine del video. Ciao a tutti.